Buongiorno, lo so che non sembra un buongiorno, ma sembra tipo buonanotte perché c'è buissimo. Oggi c'è il tempo più uggioso che ci sia mai stato dall'inizio dell'anno, probabilmente. C'è una pioggia incredibile, ma è una pioggia mista neve, di quella fitta fitta che sembra appunto che stia per nevicare. Stamattina quando mi è suonata la sveglia ho aperto come al solito la finestra e ho visto fuori e ho detto: mamma, ho sbagliato a mettere la sveglia. Perché era buio come se fossero le 7 del mattino, cioè una cosa incredibile. Comunque sto andando a lavorare, oggi è venerdì, quindi è finita la settimana lavorativa e ho voluto vloggare perché di nuovo mi mancavate un sacco e avendo anche un pochettino di commissioni da fare, eccetera, dopo lavoro, non dovrei stare fino a tardi a lavoro, quindi insomma volevo passarmi anche il venerdì con voi. Comunque già la mattina faccio fatica a svegliarmi, non so se succede anche a voi, ma quando c'è questo tempo mi viene ancora più voglia di stare nel letto e non uscirne, anche perché ho proprio idea che più tardi, secondo me, viene, cioè esco da lavoro e mi trovo la macchina sommersa di neve. Sicuramente in montagna sta già nevicando, ne sono certa perché le nuvole sono bassissime e non si vede nulla, però qua giù ancora non dovrebbe. Prima di uscire ho anche guardato il sito regionale dove c'è il bollettino neve, sempre aggiornato, e dicevano che la neve sarebbe stata sopra i 1000 metri, quindi Aosta è a 500 metri, 600 metri sul livello del mare. In teoria dovremmo salvarci, però vediamo quando esco da lavoro la situazione. Mi immagino già macchina nel parcheggio, neve che la ricopre, come succede spesso e come è successo tante volte gli altri anni. Alla fine martedì, come vi avevo detto, ho rischiato di prendermi l'influenza, un colpo d'aria, eccetera, e in effetti è successo così, perché fino a ieri ancora avevo un sacco di mal di gola e proprio male dentro le orecchie, quindi me la sono cercata questa volta, non mi posso assolutamente lamentare. Oggi però mi sembra di stare un pochettino meglio, non mi fa più male la gola, ma ancora un po' mi fanno male le orecchie, mi fa proprio male dentro. Infatti ho detto: ma non è che ho preso l'otite, però la mia amica mi ha abbastanza consolata, non consolata, rassicurata, ecco, perché mi ha detto che quando si prende l'otite fa molto molto più male, che non riuscirei neanche a dire ho un po' di male, cioè sarei lì che muoio dal dolore, quindi è andata bene così, ci farò più attenzione d'ora in poi perché comunque io non lo so quando passa gennaio più che altro quando passano le vacanze di Natale, inizio subito a calarmi nell'atmosfera come se dovesse essere primavera da un momento all'altro e quindi non sto più attenta, cioè ho sempre voglia di mettermi le cose più leggere, di essere già nel mood primaverile, però sbaglio perché poi appunto rischio di finire come in questo caso ad ammalarmi. Comunque sono quasi arrivata in ufficio. Non sto urlando perché c'è un silenzio di tomba oggi. Cioè proprio tutto silenzioso se non le macchine. Quindi sono comunque praticamente arrivata e già non vedo l'ora di uscire perché finalmente è il weekend, lo scorso weekend non me lo sono goduta per niente. Finalmente si va a mangiare, piove ancora di più di prima, ma almeno c'è un colore decente, nel senso che sembra giorno, non sembra più notte. Oggi penne alla crema di parmigiano e seppie in umido. Io ho preso le penne con la crema di parmigiano e poi strudel, questo qui è con la crema alla cannella e all'interno ci sono le mele. Finito, inizia il weekend. Oggi non vado direttamente alla macchina perché devo passare prima da Sephora e quindi mi è più comodo visto che ce l'ho già posteggiata. Anche se non è proprio attaccato al lavoro è meglio che ci vado a piedi, sennò ora che la tolgo e ritrovo un posteggio passa mezz'ora e dopo Sephora devo assolutamente andare da OVS perché altrimenti non prendo più la lima per le unghie. A me non piace mettere lo smalto se ho le unghie troppo lunghe come ce le ho in questi giorni e non taglio le unghie io di solito, le limo proprio perché ho visto che si rinforzano di più facendo così. Per cui voglio andare a prendere la lima e stasera voglio trovare il tempo. Mal che vada lo faccio dopo che torno da casa dei miei genitori, però voglio proprio trovare il tempo per limarle e metterci lo smalto, perché ho due o tre colori che mi piacciono tantissimo in questo periodo,
però con il fatto che avevo sempre le unghie lunghissime non li ho ancora usati. In realtà non devo prendere niente di trascendentale da Sephora, sono proprio due cosine, però le trovo solo lì e oltretutto ho lo sconto del 10 forse o del 20. Devo prendere di nuovo il bagnoschiuma mio solito, lo solito della Collister che ormai conoscete a memoria, perché l'ho finito e mi sono completamente dimenticata di ricomprarlo, quindi di solito ho la scorta infinita e adesso è finita proprio anche la scorta. Continuo ad ostinarmi a mettere queste scarpe anche quando piove, poi faccio tre passi e il risultato è questo, si riempiono. Poi se mi ammalo avete ragione se mi sgridate, perché me le cerco proprio ultimamente. Missione Sephora compiuta, possiamo andare alla macchina. Sta iniziando a piovere sempre più forte. Alla fine sono stata brava, c'erano delle nuove collezioni, delle nuove cosine, ma non ho preso niente a parte il bagnoschiuma, ne ho presi due perché così... Come al solito mi faccio la mia scorta e non capita più di rimanere senza. Ne uso veramente tantissimo, ma credo di avervelo detto infinite volte. Sono un attimo tutta infreddolita e congelata. Non sono più abituata all'umido, non è freddo questo, è proprio umido. Sono abbastanza fiera di me in questi giorni perché l'anno è iniziato come volevo, quindi i buoni propositi che mi ero prefissata sto cercando di mantenerli e per ora devo dire che sono durati di più di quello che duravano di solito. Quindi procediamo sulla buona strada. Avevo tanti buoni propositi quest'anno sicuramente, non solo di cambiamenti estetici, che quelli sono la cosa un pochettino più banale, diciamo, anche più facile da realizzare. In realtà ho tanti buoni propositi per quanto riguarda proprio lo shopping, gli acquisti. Vorrei iniziare a tenere meglio i soldi o perlomeno a spendere meno in vestiti, in make up e magari riuscire a fare un pochettino più di economia e a fare qualche viaggio in più, quindi questo è sicuramente il mio buon proposito di quest'anno. E per ora devo dire che ci sto riuscendo, nel senso che anche quando vedo magari qualcosa che mi piace e cose del genere cerco di non prenderlo, dico vabbè aspetto, vedo poi se effettivamente mi serve e eventualmente lo prendo dopo, quindi di questo sono molto contenta. Un altro buon proposito che avevo, sempre collegato al fatto di viaggiare, cioè che ho, non che avevo, è proprio quello di magari vincere la paura dell'aereo, quindi sto cercando dei corsi, dei libri, sto cercando di informarmi su come fare, perché credo che esistano proprio delle strategie, ci siano dei corsi veri e propri per farsi passare la paura dell'aereo e quindi riuscire magari finalmente a viaggiare senza dover prendere per forza la macchina o comunque andare troppo vicini in Italia. Cioè non essere obbligata e non essere limitata nel raggio di viaggio, diciamo. Quindi se magari voi sapete indicarmi un corso, un libro, una strategia, non lo so, fatemelo sapere, perché tutti i consigli sono ben accetti e soprattutto sono veramente alla ricerca di qualcosa che mi faccia passare questa paura che è veramente limitante. E sempre in merito ai buoni propositi c'era quello di smettere di fumare, però quello lì c'è tutti gli anni. E tutti gli anni devo dire che non sono per niente brava, nel senso che bene o male quasi tutte le volte vengo meno a questo proposito quasi subito. Anzi, se in realtà sarebbe il caso di smettere definitivamente di fare questa cosa che mi fa solo che male. Quindi non lo so, vediamo se il 2015 mi porterà anche questa novità positiva, non ne ho idea. Adesso sono in una via buissima e se no non mi vedete, ecco fatto. Perché ho fatto la stradina da dietro così arrivo più facilmente alla macchina. Tanto ormai ero già lì da Sephora, perciò ero in un punto strategico rispetto a dove ho parcheggiato stamattina. Poi ecco appunto, ho un sacco di altri buoni propositi legati a tante tante altre cose che ora mi sfuggono. Adesso mi è venuto in mente quello principalmente dei soldi e dei viaggi, perché ero lì da Sephora e mi sono detta no, non comprare come faresti di solito, ma fai le cose un pochettino meglio in modo da evitare di venire meno già al 15 di gennaio praticamente a quello che ti eri prefissata. E quindi mi è venuto in mente quello, però me ne verranno sicuramente in mente altri. In ogni caso sono quasi arrivata alla macchina e adesso la sposto e andiamo da OVS. Volevo anche vedere i saldi di Miki London, perché sennò finisce che
lo stand viene saccheggiato di tutte le cose in saldo e io alla fine non sono riuscita a passare e mi perdo il tutto. Missione Lima compiuta, quindi ho finito tutte le commissioni che volevo fare, meno male perché si sta già facendo buio e stasera vado a mangiare dai miei genitori, quindi volevo passare almeno a casa. Non credo che riuscirò a usare la lima e mettermi lo smalto adesso, però almeno a casa devo passare, devo dar da mangiare ai gatti e devo pulirgli la sabbietta. Sono stata molto brava, voglio sottolinearlo, perché allo stand di Mickey London, nonostante ci fosse il 50 addirittura, non ho preso nulla, anche perché in realtà mi attiravano tanto le collane, però poi mi sono ricordata, per fortuna, che la settimana scorsa ne ho ordinate tantissime da alcuni siti che mi hanno contattata, i soliti siti cinesi con cui un periodo avevo deciso di non collaborare più perché io mi trovavo malissimo, però ultimamente sto leggendo commenti sui vari blog e sto vedendo anche i video di altre ragazze in cui si trovano quasi sempre bene, perciò ho detto vabbè, gli do un'altra possibilità e ci provo anch'io, e mi ero infatti presa un po', io esagero sempre, un po' di collane, di accessori, quindi non mi sembrava il caso di prenderne altri. Speriamo però che quando appunto mi arriveranno quelli saranno all'altezza, perché a me spesso capitava che le foto sembrassero in un modo sul sito e poi quando invece mi arrivavano le cose rimanevo delusa. Non lo so, ho voluto riprovarci proprio perché ho visto che in tante si trovano bene, ne parlano bene. Ho cercato, ecco, di selezionare un po' in base alle recensioni che avevo visto. Incrociamo le dita, poi comunque vi farò sapere. Speriamo che qua asciughino e non restino macchiate, ma... Prima di andare dai miei genitori devo assolutamente cambiarmi, perché questa maglia è tanto bella. È questa qui di Stradivarius che avevo preso, era a fine novembre. C'era di tanti colori, io l'avevo scelta nera. L'unico problema di questa maglia, che io adoro, è veramente anche comodissima, è che in sostanza questa qui fa concorrenza allo Swiffer, cioè voi non potete capire, forse non si riuscirà neanche a vedere, ma è un pelucco unico, è incredibile, si attacca a qualsiasi cosa, cioè se la passate per terra sono sicura che veramente funziona quasi meglio dello Swiffer, quindi voglio cambiarmi e devo, in sostanza è quando metto il piumino che si riempie probabilmente, perché io la mattina non sono peli di gatto e la mattina tra l'altro passo sempre il cosino, quello per i peli, proprio per evitare di essere piena. Questi qua sono proprio i pelucchi che lascia il piumino e sono ripiena, cioè non è più nera, è un nero a chiazze stile dalmata. Felpa di H&M che mi salva la vita come sempre. Mentre aspettiamo di mangiare, guardiamo sempre l'eredità, no? Proprio tutte le sere, e io non c'è una sera che riesco a indovinare a sto benedetto gioco finale, quello dove ci sono fuori le parole. Non riesco, forse mi manca il senso logico, ma nessuno di noi qua, proprio rarissimi casi. Cioè, io vorrei sapere chi di voi riesce a indovinare, cioè non so se c'è qualcuno che lo guarda, ma se lo guardate fatemi sapere chi riesce a indovinarlo, perché io mi sento veramente ogni volta stupida, proprio non mi viene. Mia mamma stasera ha fatto i fagottini con il prosciutto e la fontina, una cosa spettacolare, ma già solo da vedere, poi li ha chiusi proprio col fiocchettino, adesso io non sono brava a riprenderli, però spero che si capisca. Finalmente un pochettino di relax, mi sono messa a Uomini e Donne, potevate indovinarlo, però davvero questa settimana non l'avevo mai visto, quindi è il primo giorno che riesco a vederlo e credo che partirò però dalle puntate del Trono Over, perché quelle del Trono Giovani qualcosina mi ero letta come anticipazione, quindi lo so già. Perciò mi sono messa Uomini e Donne e adesso momento smalto. Entrambi sono il regalo di una ragazza di voi che è stata gentilissima, si chiama Laura, l'ho già ringraziata anche per messaggio su Facebook. Non ero riuscita a spacchettarlo con voi perché mi era arrivato in uno di quei giorni in cui non ho vloggato della scorsa settimana, se non sbaglio. Non vedevo l'ora di provarlo, soprattutto il top coat, perché veramente ne ho sentito parlare tantissimo e sono curiosissima di vedere se riesce a far durare un po' di più gli smalti Dior, che secondo me durano poco. A me con le unghie così lunghe non piace mai mettere lo smalto, proprio perché, non lo so, già così secondo me così lunghe mi intozziscono ancora di più le mani, non so se
È una mia fissa. Bello, bello, mi piace, perché non è né troppo rosa né troppo rosso. È molto particolare, lucidissimo con questo top coat comunque. Stavo notando che sono l'unica al mondo che quando piove non le si muovono i capelli, ma si girano in questo stato, quindi si girano in fuori. A tutti gli altri vengono quei boccoli carini, chi ce li ha lisci, no? Gli vengono i boccoli. Io invece devo sempre essere l'unica che ha i capelli in questo stato. Sono riuscita a vedere alla fine solo una puntata, anche se volevo vederne un paio, però non ce la faccio più, ho troppo sonno. Adesso devo ancora struccarmi. Domani finalmente è sabato, quindi ho tantissime cose da fare, però me la voglio prendere con calma. Quindi se non riuscirò a fare tutto, probabilmente lo farò negli altri giorni. Voglio proprio farmi una giornata di relax e dedicarmi un pochettino a me. Già è un miracolo essere riuscita a mettermi lo smalto finalmente, così come volevo. E tra l'altro non si è neanche sbeccato, devo dire che questo top coat è abbastanza valido, come avevano detto. Vediamo se oltre a farlo asciugare così in fretta riesce anche a farmelo durare un pochettino di più del solito. Sono curiosa più che altro di quello. Lucido, è proprio bellino. Comunque niente, io mi strucco, vi do la buonanotte e ci vediamo domani sicuramente perché voglio portarvi con me. Spero sia sabato che domenica, se poi non riesco domenica perché è una giornata un po' particolare nel senso che sarò via con i miei genitori, eccetera. Comunque, se non riesco domenica, domani voglio vloggare assolutamente anche perché mi siete troppo mancate. Ormai ve lo dico sempre, ma ogni volta è così per me, cioè mi mancate tantissimo e non vedo l'ora che sia il weekend per raccontarvi un sacco di cose, per stare con voi. Quindi sicuramente ci vediamo domani, perché già non vedo l'ora di stare con voi e poi speriamo di vederci anche domenica. Insomma, per me i vlog non sono mai abbastanza, quindi potessi veramente ne farei uno al giorno. Comunque mi vado a struccare e mi metto a letto. Buonanotte, a domani!